La Repubblica Veneta richiama direttamente l'idea della città di Venezia e dei veneziani. La forza della Serenissima si reggeva tuttavia sulle risorse umane del suo entroterra. Furono dunque veneziani anche i territori di Crema, Cremona, Lodi, Bergamo e Brescia, compresa tutta la Valle Camonica. Dai generali ai fanti e ai rematori delle galere, tanti erano coloro che provenivano da luoghi anche molto lontani dal mare e che forse neppure sapevano nuotare. I bresciani, a dispetto della loro fama prevalente di montanari, hanno sempre avuto un forte legame con la marineria militare. La partecipazione alla battaglia di Lepanto di galee ed equipaggio a comando interamente bresciano testimonia l'origine di questa tradizione. Le maestranze impegnate nella lavorazione del ferro erano in passato vincolate da un preciso dovere che imponeva il servizio in marina. Il ruolo svolto sulle navi dai tecnici che conoscevano ogni dettaglio delle armi e più recentemente dei motori era ritenuto insostituibile. Fino a non molti anni fa, i giovani dipendenti delle maggiori aziende bresciane che fornivano armamenti e motori alla marina avevano questo specifico obbligo di leva. Nel quadro di questa storica connessione tra Brescia e Venezia, ho riconosciuto con sorpresa i segni del passato lasciati da ignoti soldati veneti in una remota isola del Mediterraneo. Una curiosa coincidenza unisce le incisioni della preistoria camuna alle tracce lasciate dai militi della Repubblica Veneta sulle rocce della fortezza di Spinalonga, nel Golfo di Mirabello, davanti alle Unda nell'isola di Candia, che ora chiamiamo Creta. Soldati impegnati nelle interminabili giornate di guardia, trascorse scrutando il mare e pensando alla casa lontana, per sfuggire alla noia raccolsero un sasso ed iniziarono a picchiare le lisce balze della roccaforte, in modo da disegnare ciò che vedevano e che rappresentava il loro legame con la patria, le navi. Qualcuno di loro era forse nato proprio a Capo di Ponte e conosceva le antiche incisioni tracciate sui levigati massi della Valle Camuna. Di certo le figure impresse sulle rocce di Spinalonga, incise per ingannare il tempo da sconosciute guardie della Serenissima, sono state impresse con la medesima tecnica di picchiettamento usata dai camuni ancora migliaia di anni fa. I segni sono ottenuti battendo con un sasso duro la roccia, con colpi molto ravvicinati. In questo modo la superficie più scura si frantuma e mostra la pietra viva più chiara appena sottostante, permettendo di eseguire un rudimentale disegno. Ecco dunque su un lontano scoglio fortificato rappresentate con infantile semplificazione galee, galeoni, velieri. Le incisioni ricoprono un'ampia superficie dei gradoni di roccia calcarea sovrastanti i bastioni rivolti ad est, verso il mare aperto. In parte nascosti da terriccio e cespugli, queste singolari figure rimangono a testimoniare l'umile servizio di tanti uomini posti dalla Serenissima a baluardo dell'Europa cristiana.